Perché dobbiamo fare sta cosa del Wyoming? Perché tutti dobbiamo andare in un campo di Gran Turco? Qual è la motivazione, eh? L'auto perfetta? Se avete letto le nostre prove vi sarete accorti che semplicemente non esiste. Ciascuna ha i suoi pro e i suoi contro, ma proprio come per le persone, l'anima gemella esiste. A benzina o diesel, ibrida a metano o a GPL, vi aiuteremo a trovare la vostra mettendo insieme la Seat Arona a metano, la Toyota CHR ibrida, la Ford EcoSport diesel, la DS3 Crossback a benzina e la Dacia Duster a GPL. Dunque, seguiteci nel nostro focus per scegliere la motorizzazione giusta, prima che il vento ci porti via. Tra i SUV compatti, la Seat Arona TGI è l'unica a metano, è un progetto modernissimo con dotazioni da prima della classe. Tra le tante c'è anche la frenata automatica d'emergenza con riconoscimento del pedone, utile anche nei tamponamenti multipli. Il motore è un 3 cilindri, 1000 di cilindrata turbo, da 90 cavalli e 160 Nm di coppia. Abbastanza per raggiungere i 172 km orari di punta massima e coprire lo 0-100 in 13,2 secondi. Abbinato solo ed esclusivamente al cambio manuale a 6 marce, piacevolmente preciso negli innesti, regala una guida davvero divertente in ogni condizione, con il plus di non far sentire nemmeno le vibrazioni tipiche di questo frazionamento di motore. Secondo i dati di omologazione dichiarati dalla casa, l'autonomia è di circa 400 km a metano, più 160 garantiti dal serbatoio di benzina da soli 9 litri. Consumi? In media sono 5,8 metri cubi di metano per 100 km. Lo sprint è davvero molto vivace, ma solo sopra i 2000 giri. Quanto a rumorosità, la differenza con l'Arona a benzina è praticamente impercettibile. La differenza semmai la noto aprendo il bagagliaio, perché le bombole in metallo piazzate sotto il pianale per un totale di 13,8 kg rubano un po' di spazio, adesso sono 282 litri contro i 400 dell'Arona a benzina. Inconvenienti? Le stazioni di metano sono meno diffuse rispetto a quelle tradizionali, specialmente al sud o all'estero, dove per esempio richiedono un adattatore. Rarissime poi in Italia le stazioni aperte H24 self-service, e non dimentichiamoci che poi dopo i 4 anni le bombole vanno revisionate ogni 2. A livello di costo carburante il metano batte tutti. Al netto di consumi di motorizzazioni equivalenti si arriva a risparmiare circa il 60% rispetto ad un motore a benzina e quasi la metà rispetto ad un motore a gasolio. Senza considerare che mediamente un pieno di gas viene via con circa 14 euro. Se poi come sull'Arona il serbatoio della benzina è molto piccolo, circa 9 litri, l'auto è omologata monofuel a gas e questo vuol dire che gode di una riduzione sul bollo dell'auto di circa il 75%, oltre poi ad ulteriori incentivi su base regionale. A seconda delle regioni poi sono previsti ulteriori vantaggi come l'accesso gratuito in alcune zone ZTL e come dicevamo sconti sul bollo. L'Arona TGI ha prezzi a partire da 18.800 euro ed è perfetta per chi fa tanta strada in città o su strade statali senza allontanarsi troppo dalle aree ben servite. L'esemplare che vedete qui alle mie spalle in allestimento FR attacca a 23.000 euro. L'ibrido moderno l'ha lanciato Toyota e per rappresentare questa tecnologia abbiamo scelto la CHR. Un modello di gran moda per le sue forme da crossover sportivo, un look quasi aeronautico e le dimensioni compatte.
Il motore è un 4 cilindri da 1,8 litri a ciclo Atkinson Miller, una soluzione che esalta il rendimento, assistito da due motori elettrici per una potenza complessiva di 122 cavalli, buoni per 170 km orari di velocità massima e uno scatto sullo 0 a 100 di 11 secondi. Il cambio è automatico di tipo ECVT, funziona tramite un meccanismo epicicloidale che alla guida ricorda il variatore degli scooter. Rende la Toyota CHR davvero fluida e confortevole, impossibile trovare una motorizzazione più vellutata in ripresa. Per contro non è molto sportivo e in fase di kickdown tiene il motore molto su di giri, con un rumore poco appagante che entra nell'abitacolo. Il vantaggio è che recupera energia in frenata, la accumula nella batteria e la restituisce in accelerazione. Un trucco che migliora consumi ed emissioni. La Toyota CHR infatti consuma in città appena 3,4 litri per 100 km, che diventano 4,1 litri per 100 km in extraurbano, sempre secondo i dati dichiarati dalla casa. Altri vantaggi sono che in alcune città le auto ibride entrano in ZTL senza pagare e alcune regioni prevedono anche delle agevolazioni fiscali. Il bagagliaio, che qui varia da 377 litri a 1160 litri di capacità, non risulta penalizzato dalla tecnologia ibrida. Il costo però non è dei più contenuti, infatti la Toyota CHR ibrida parte da 29.000 euro. È perfetta per chi vive in città e ama la guida responsabile e per questo non bada a spese. Anche se per comfort e consumi le nuove ibride si apprezzano anche in autostrada. Il nostro allestimento è il Trend e costa 30.600 euro. Lo sappiamo, contro i motori diesel si è scatenata una vera e propria caccia alle streghe. Tuttavia, per coloro che apprezzano versatilità, piacere di guida e costi al chilometro, il motore diesel rappresenta ancora un ottimo compromesso. Mentre per quanto riguarda le polemiche sulle emissioni, queste sono tutte da verificare, ponderare. Per dimostrarlo abbiamo scelto la Ford EcoSport, un modello che offre in abbinamento al motore diesel 1,5 litri, 125 cavalli, 300 Nm di coppia, l'opzione 4x4, la trazione integrale. Il motore detiene una buona riserva di potenza per i sorpassi autostradali e per le salite in montagna. Nel gruppo è lei quella che ci dà la sensazione di maggior brillantezza a dispetto dei numeri, con una velocità massima di 181 km orari e uno scatto da 0 a 100 in 10,9 secondi, un decimo più veloce rispetto alla concorrente ibrida. Ma sulla Ford EcoSport ho un cambio manuale che mi fa perdere un po' di tempo tra una cambiata e l'altra, al contrario del ECVT Toyota. Tra una cambiata e l'altra, il diesel recupera però con gli interessi. Anche se penalizzata dalla trazione integrale, la Ford EcoSport fa registrare consumi molto ridotti, stando ai dati dichiarati dalla casa. Ci sono 5,1 litri ogni 100 km in città e 4,6 litri ogni 100 km in autostrada. Peccato che alcune città come Milano, Roma e Torino stiano lottando per dare vita breve al diesel. Solo una decina d'anni per le auto di ultima generazione. Se abitate altrove, comunque il diesel rimane una scelta ad altissimo tasso di praticità.
La Ford EcoSport 1500 Diesel All-Wheel Drive parte da 24.100 euro. La nostra ST-Line vale 28.600 euro. Mentre la gamma diesel con trazione anteriore e motore da 100 cavalli parte da 21.100 euro. Per parlare delle motorizzazioni a benzina abbiamo scelto la DS3 Crossback, che adotta il nuovissimo motore PureTech da ben 155 cavalli. Questa è l'ultima evoluzione del 1200 3 cilindri turbo, che negli ultimi 4 anni ha vinto il titolo di Best Engine of the Year, miglior motore dell'anno, e qui è abbinato al cambio automatico EAT8. Al volante spicca per silenziosità, mentre il turbo regala una buona ripresa, grazie anche ai 240 Nm di coppia disponibili già da 1750 giri. Il meglio tuttavia lo si ottiene giocando con le marce, dopo ovviamente aver attivato la modalità sport attraverso il pulsante posto di fronte alla leva del cambio. La potenza più elevata e la velocità del cambio EAT 8 si traducono anche con prestazioni al top. La velocità massima è di 208 km orari, mentre lo scatto da 0 a 100 viene percorso in soli 8,2 secondi. Prestazioni che si colgono, va detto, senza provare quella sensazione di intensità che si prova con i motori diesel. Il sound può confondere un pochino, i toni cupi del 3 cilindri possono confondersi con un propulsore a gasolio, ma rimangono sempre comunque molto discreti senza mai entrare troppo nell'abitacolo. Non si sente poi quel fastidioso effetto frullino. Certo poi che questo motore sa dare ben altre soddisfazioni a chi ama sfruttare l'allungo che solo i motori benzina sanno dare. I consumi? Il terreno meno favorevole per la DS3 Crossback è la città, dove fa segnare 6,5 litri per 100 km secondo l'omologazione WLTP. In autostrada invece riesce a strappare un notevolissimo 4,8 litri per 100 km, che vogliono dire più di 20 km con un litro. Il tutto con emissioni davvero molto contenute. La DS3 Crossback infatti rispetta le normative 6.3, risultando essere un passo avanti rispetto al diesel. Posizione MacGyver per la DS3 Crossback. Complicazioni? Beh, i motori a benzina non ne danno, e parlando di DS3 Crossback, al momento dell'acquisto si risparmiano circa 1.500 euro rispetto alle motorizzazioni a gasolio. I prezzi partono da 26.200 euro per la versione da 100 cavalli, per arrivare ai 40.500 euro per la versione top. La nostra DS3 Crossback in allestimento Performance Line con il cambio automatico EAT 8 ha un prezzo di 32.900 euro. Rimane una scelta molto valida purché si percorrano pochi chilometri all'anno. Tra le auto a GPL, la Dacia Duster è tra le più gettonate, ma anche discusse, perché dalla prima metà del 2019 alcuni clienti hanno lamentato lievi accelerazioni anomale in fase di cambiata. Un problema che Dacia sta già risolvendo con un aggiornamento software, aggiornamento che la Dacia Duster GPL che sto guidando oggi ha già effettuato. Ora lo dico subito, è tutto ok. I problemi sono scomparsi, ma rimangono le buone doti della Duster a GPL. Il 1600 aspirato a doppia alimentazione eroga 115 cavalli e 156 Nm di coppia a 4.000 giri quando viene alimentato a benzina, che diventano 109 cavalli e 144 Nm quando vado a gas. Va detto, il motore non è molto pimpante e va un po' tirato a discapito della silenziosità, ma il risparmio al distributore è davvero notevole. Al netto dei consumi arriva quasi a dimezzare i costi rispetto al benzina e li taglia di circa il 10% rispetto alla versione diesel.
Le differenze calcolate col metano vi sembrano sballate? Beh, la motivazione è che la Dacia Duster ha un motore benzina e GPL aspirato, quindi ha un rendimento inferiore rispetto ai turbo delle principali competitor. Però l'autonomia è davvero generosa, infatti con un pieno di GPL riusciamo a percorrere circa 350 km, un pieno di benzina invece 550 km per una totalità di oltre 900 km. Vantaggi e svantaggi? Nessun problema da segnalare quando parliamo del bagagliaio, infatti la sua capienza è di 478 litri estendibile a 1623. Le bombole a GPL rubano spazio soltanto alla ruota di scorta, impedendo la realizzazione di una versione 4x4. Infatti la Dacia Duster GPL è disponibile solo con la trazione anteriore. Come per il metano, i self-service per il GPL aperti di notte non sono praticamente disponibili, però i distributori sono molto più frequenti anche in autostrada. Non ci sono revisioni da rispettare, bensì la bombola va cambiata ogni 10 anni ad un prezzo di circa 500 euro. Occhio ai garage sotterranei, soprattutto se condominiali. Infatti è comune che le auto a GPL non possano sostare al di sotto del primo interrato. C'è di buono che le auto a GPL evitano i blocchi del traffico e in alcune città possono varcare la zona ZTL. Dacia Duster GPL costa dai 13.550 ai 17.050 euro a seconda degli allestimenti. Puntate al risparmio? È lei l'auto che fa per voi, a patto che non badiate troppo allo spirito. In conclusione, quando si tratta di scegliere una motorizzazione, gli aspetti da tenere in conto sono dove vi muovete principalmente, quanti chilometri fate e che cosa significa il piacere di guida per voi. Oggi il pacchetto più completo è ancora quello offerto dal diesel. L'ibrido invece sarà anche meno appagante, ma offre massima libertà per entrare nei centri ad accesso limitato ZTL. Il benzina è una scelta senza sorprese. C'è da dire però che anche i moderni motori a benzina consumano ancora di più di un altrettanto moderno motore diesel. Quindi è sempre bene fare i conti tra risparmio all'acquisto e maggiori consumi. Viceversa però metano e GPL sono la scelta più giusta pensando al risparmio, al prezzo però di qualche complicazione in più quando bisogna fare carburante e magari di un baule un po' più piccolo. E per voi qual è la motorizzazione più giusta e soprattutto perché? Beh, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e non dimenticate di attivare la campanellina per ricevere tutti gli aggiornamenti e come sempre il mio invito è quello di seguirci su tutti i nostri canali social, Facebook, Twitter, Instagram e ovviamente sul sito motorbox.com. Intanto qui dal Nebraska è tutto, speriamo di vederci al prossimo video. Ciao! Perché sta cosa? Occhio, qua c'è il canale di scolo, ragazzi, ma perché ci dobbiamo andare? Beh, posso dire che è una... Se mi mangio una piccola per causa vostra... Ma io non la voglio! Io non l'erba alta! Io non l'erba alta!